Ciao a tutti, siamo ad agosto, le palestre sono chiuse, i corsi riprenderanno poi a settembre, io mi alleno lo stesso, io pratico arti marziali, faccio karate e allora ho deciso di così, provare questo nuovo format, filmare uno qualsiasi dei miei allenamenti che faccio, così in modo da poter condividere se vi può essere utile anche a voi oppure possiamo anche discuterne se anche voi vi allenate così. Pensavo di fare oggi un allenamento ad alta frequenza, ad alta intensità, medio, non facile né difficile, una cosa media, in cui però bisogna essere appunto mediamente allenati. Faremo un po' di riscaldamento iniziale e dopodiché tre semplici esercizi. Faremo squat, push-up e una serie semplice di addominali. La difficoltà sarà nel fatto che avremo un tot di secondi di tempo di lavoro e un margine relativamente stretto di secondi di riposo. Quindi, appunto, ad alta intensità saremo molto molto pressati dal tempo che passa e dagli esercizi che dovremmo fare. Niente, allora direi cominciamo e partiamo con questi nuovi esercizi. Man mano che li farò, se c'è qualcosa da dire, magari lo aggiungo. Allora, beh, cominciamo. Cominciamo con un po' di scioglimento. Possiamo cominciare. Bene, 30 secondi di riposo.
Quindi esercizi semplici, jumping jacks, longitudinali sagittali, skip, calciata e poi saltelli in guardia. Prima guardia sinistra, poi guardia destra. Potevi partire. Sinistra. Destra. Questo. Ultimo giro. Skip. Stop. 30 secondi di riposo e iniziamo con il prossimo esercizio. Io ho messo un tappetino, consiglio di avere un tappetino per la prossima fase. Faremo delle cadute avanti e indietro, 20 secondi di lavoro per 20 di riposo. Ok.
E voilà, un minuto di riposino. Prossimo esercizio squat. Facciamo 30 secondi di lavoro, 45 secondi di recupero per 3 serie. Lo squat è importante, scendere bene con le gambe. In questa maniera. Riposa. L'importante è che quando scendiamo le punte del ginocchio siano parallele agli alluci. Non devono essere così. Questo non è squat. Il ginocchio non deve superare l'alluce. Schiena più dritta che riusciamo. Stop, stiamo andando oltre io. Ultimo giro. Un minuto di relax. Il prossimo sarà anche quello impegnativo. Abbiamo push-up, piegamenti normali, no, strani, così. Normali, targhetto a spalle, gomiti non possibilmente non aperti, più dritti che riusciamo, più aderenti ai fianchi che riusciamo, e faremo 20 secondi di lavoro e un minuto di recupero, perché sui push-up preferisco prendermi qualche secondo in più. Ok, stiamo per cominciare.
Bisogna cercare di sfruttare il tempo che abbiamo per fare più ripetizioni possibili. Però, man mano che vanno avanti le ripetizioni, saremo sempre più stanchi e ne faremo di meno, ovviamente. L'importante è farle bene. Quindi, anche magari solo una, all'ultima ripetizione, all'ultima serie, anche solo un piegamento, ma fatto bene. È inutile farne 5-6, fatti tutti storti. Ogni esercizio deve essere sempre perfetto, indipendentemente dalla stanchezza che abbiamo. Tosto, eh? Tosto. Ok, ora abbiamo l'ultimo esercizio che sono gli addominali. Faremo 20 secondi di lavoro. Faremo addominali superiori, inferiori e obliqui. E poi 30 di recupero per 3 serie. Ho detto 20 secondi di lavoro, volevo dire 30. 10 per esercizio. L'ultimo.
Ok, abbiamo terminato, ma ancora non è finita. 30 secondi e poi faremo un esercizio tipico del karate, sono gli tsuki, i pugni, e facciamo 20, 20 e 20, 3 serie da 20. Ci giriamo nelle tre direzioni e le facciamo. Cominciamo di qua. Bene, facciamo un po' di stretching. Così come il riscaldamento all'inizio, anche lo stretching è una parte fondamentale dell'allenamento, non va mai saltata. Grazie per esservi allenati con me, spero che vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere, lasciate un mi piace, un commento, oppure se avete richieste per fare altri allenamenti, ditemelo, mi piacerebbe continuare questo format, anche perché io mi alleno, quindi tanto vale mettere la telecamera e filmare, così possiamo anche condividere qualcosa insieme. Ho fatto un tipo di allenamento che è tipico per la resistenza del fiato e le arti marziali in genere. Non faccio vedere allenamenti di pesistica perché non sono capace. Bene, allora grazie. Un saluto e alla prossima. Ciao.